Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in Educare. Io sono Vanessa, la pedagogista che conduce la rubrica pedagogica sponsorizzata dal Comune di Cavaria Compre Mezzo. Ringrazio tantissimo le innumerevoli domande che mi sono arrivate e i WhatsApp che mi avete scritto nell'arco di questa settimana. E oggi voglio leggervi una domanda che mi ha posto questa volta un papà. Ciao Vanessa, consigli delle tecniche per addormentare i bambini? Ho 3 figli e la piccola di 2 anni ancora si addormenta in braccio. Grazie e ti pregherei di rispondermi. Intanto grazie mille per avermi contattato, per avermi iscritto, sono onorata e di rispondere. Allora, innanzitutto delle tecniche per l'addormentamento sono in auge, anche in libreria potete trovare un sacco di libri che parlano di addormentamento dei bambini. Quello che io posso consigliare a livello proprio pedagogico e come pedagogista è quello, come dicevo già in qualche video precedente, di ascoltare un po' i bisogni e osservare anche un po' i ritmi del bambino. Allora, una bambina di 2 anni che si addormenta ancora in braccio, beh, è tutto relativo questo ancora che noi utilizziamo nella domanda che mi hai posto, nel senso che se per la bambina questo è effettivamente una necessità, la ricalca come una sua necessità, sarebbe opportuno proseguire in questo modo, ma proporre chiaramente andando avanti nell'evoluzione dei momenti di stacco corporeo per l'addormentamento in modo tale da renderla autonoma. Cosa vuol dire? Io consiglio come pedagogista una tecnica che ho sperimentato e studiato nel corso degli anni, che è la tecnica del respiro sincronizzato. A me piace molto e la trovo anche molto funzionale proprio per abituare i bambini all'addormentamento in maniera autonoma. Questa tecnica consente di sdraiarsi a fianco al bimbo e di addormentarsi un pochino con lui, respirare un pochino con loro mentre ci si addormenta. Quando ci si addormenta il respiro diventa molto più pacato, molto più lento e ha un suono diverso dal respiro che si può sperimentare in momenti di non addormentamento. Quindi consiglio sicuramente di affiancarsi a lei e di condurla a questo addormentamento, sempre tra le braccia, però in maniera molto, ecco, in maniera proprio nella posizione dell'essere sdraiati a fianco a lei. E poi successivamente andare a togliere l'abbraccio per rimanere solo a fianco. Ecco, anche qui il passaggio deve essere molto graduale e sempre in ascolto rispetto a quelli che sono i bisogni della bambina, ma soprattutto per quanto riguarda le routine di vita come quella dell'addormentamento, l'ascolto proprio dei momenti di vita. Ecco, io vi saluto e vi auguro buone feste. Ciao!